Ciao a tutti, Spipoli! Siamo qui, Luigi Menzio! Come ben vedete, andiamo. Entriamo dentro e continuiamo a risolvere questo mistero. Allora. Avevo sbloccato una porta. Vediamo se la fa. No, è di sopra. È riuscita a sbloccarla. Quella chiave quanto mi ha fatto tribolare. Ok. Ma adesso, eccola qua! Altro giro, altra corsa. Ce la faremo a finire l'area 3 in questa punta engine? Lo sapremo solo giocando. Salta, vai! Ullala, che è? Camera dei gemelli. No, no, sbagliavo, volevo premere sul cassettone così come fa il nostro amico Luigi. Eccoci, oh, vabbè, aspira. Aspira di qua. Vai. Poi, qui. No, ora so accento, proprio ora. Aspetta. Oh, tira via. Ok, niente. Accite erbolina. Eccolo. No. Dov'è? Mi ha fregato. Ah, posso andare su? Ah, no, aspetta. No! Ah, così si scende. Ok. Volevo aspirare allora. Niente, è caduto. Di sopra. Gira l'elicotteri, perché di solito i ventilatori, non so come mai, ci nasconde sempre qualcosa. Vai, vai! Invece qui non c'è... Ecco, c'era qualcosa. Ecco. Me lo sentivo! Ehi tu! Che ci fai là, tutto soletto? Ehi, vuoi giocare a nascondino noi? No. Bene, giochiamo. Ok, Audi. Bene, ora ci nascondiamo. Aspetta fuori. Perché mi aspetta fuori? Aspettiamo fuori. Benissimo, ora puoi entrare. Sbagliato. No. Scusa. No, rimangano sempre nascosti. Quindi. No, non male buffo. Quell'altro quali sarà? Di qua? Eccoci. Vai. Ehi, non è giusto. Gioca lealmente, imbroglione. Aiuto! Cosa stai facendo? Ah, basta aspirare. Magari se li pigliavo tutti e due insieme era meglio. Invece una alla volta. Attenzione, vedo questa la macchinina. Ecco, lo sapevo. Vai, vai, buttiamo giù un po' di vita anche a questo. Occhio alla bomba. Ecco, punto. Come ho detto. Aspiralo. Che quella che vuole, quella rompe un po' più le scatole. Almeno per me. Vai, e uno. Speriamo anche quest'altro. Vai, vai, tieni duro Luigi. Che siamo a 50, 48. Vai. Occhio alla pallina rosa e nera che ci fa cadere. Vai. Ale. Gemelli catturati! Chi è che ride così? Ah, c'è Bu. Ecco perché. Cos'è qui? La scarpa! Oh yeah! Hai trovato la scarpa di Mario! Vai, no, è scappato. No. Di qua. Allora scappi apposta, lo fai sempre, camera dei genitori.
Maledetto camera accanto. Sto prendendo confidenza che comandi. Vai. No, era brutto. Senti, mi ridevo. Di qua allora. No, tutte. Vediamo. Sarà questa. E non è qui. E allora in quale è finito il buco? Però qui c'è qualcosa. Eccolo! Si era rinascosto! Yeah! Buia! Vai, salva, salva! Dimmi, ti è già capitato di farti ingannare da una porta finta? Se qualcosa ti sembra sospetto, passaci sopra il poltergeist 3000. Scoprirei se è vero oppure no. Ah, bene, ora mandami il bu. Ok, salva. E siamo a 15. Bu! Rientriamo nella stanza. Perché sicuramente c'è una chiave nascosta. No, ho sbagliato stanza. I gemelli, di quella accanto. Allora, vediamo. Qui è al candelabro, al coso, lassù, insomma, le luci, niente. Qui. No! Volevo scuotere! Va qui, alle freccette. Niente. Vediamo se facendo ripartire il ventilatore. Niente. Ci riprovo. Perché poi è sbloccato, non si è sbloccato altro. Poi. L'unica è il ventilatore, però. Risiamo a caccia di una chiave. Intanto qui c'è un cuore, lascia fare. Preso. Qui niente. Proviamo a bussare qua su un cima. Niente. Mario. Qui? Allora, perché si può andare qua su in cima? Ah, vediamo un po' su. Non vedo niente. Forse da qua su. Niente. Niente. Le coperte? Niente. Niente. Ok, il poster. Si riprovo qui. Oh, ma niente. Ah, qua su niente. Oh, mi sembra di aver osservato tutto. E niente.
Però non ho ricevuto alcuna chiave. Controlliamo se ho porte aperte, non visitate come mi era ricapitato. Scusa, qui c'è scritto per vedere porte. Questa sono strasicura, l'ho presa in faccia. E niente. Il salone. Ma intanto, a parte avevo salvato, però qua mi sembra averle visitate tutte. Sì. Salva. Stavo osservando. Andiamo a vedere di qua. Entra, entra. Controlliamo. Dunque. Devo trovare la chiave. Aspetta, che mi mancava? Mi manca il cappello, quindi una stanza. Allora, qui mi sembra averle viste tutte perché qui c'è il blocco di una serratura. Uff. Il forziere gemelli l'avevo preso e non ci ha dato punte chiavi. Mi sembra strano che comunque in quella stanza non ci siano chiavi. Ritornerò indietro. Mi sembra di averli fatti tutti. A meno che non abbia perso in qualche stanza il cappello. Comunque io ora quasi quasi vado a vedere se la chiaroveggente riesce a poterci parlare anche con questi pochi oggetti. E vediamo un po'. Va, di qua. Ah, zitto, non c'ho da fare. Oh, ma bada questo. Ma non era qui la porta. Mi sa che devo andare dell'altro sopra. Ai, dai, non guardare la mappa lì. Ok, guarda dove cammina Luigi. Ah no? Ehi, dov'era l'ufficio a chiaroveggente? Sto guardando qua, atrio. Ma state buoni. Dai. Ma bada te. Mi sa che è a quell'altro piano. Sacchi a pianterreno, cioè sì, primo piano. No, questo è il primo piano, pianterreno. Forse è questo qui. No, sarà, oh, non mi ricordo, no. Però lo controllate tutte, eh. Sala da pranzo, cucina, ossario, cimitero, bagno, toilette, sala da ballo, corridoio, sala da pranzo, cucina,
stanza del maggiordomo. Sotto. Fondo del pozzo. Questa. Stanza del bambino. Camera dei gemelli. Salone. Guardaroba. Camera dei genitori. Guardaroba. Dov'è? Boh, proviamo nell'atrio. Mario! Questo è l'atrio. Oh, non mi ricordo dove. No, dai, non ci si può dimettere. Sarà da pranzo. Allora, qui siamo nell'atrio. All'atrio. Sala da ballo? No. Ripostiglio? No. Cucina di proiezione? Sì, cucina. Sala da biliardo? No. Ragazzi, di sopra. Vediamo un po' di sopra. Salone. E questo? Camera dei gemelli? No, la camera dei gemelli è quella di prima. Non so come mai me la ricordo se... Salone, studio, studio? Non è lo studio. No, lo studio era uno dei primi, il primo che ho trovato. Sala da tè, stanza di sferruccia, sala astrale. Boh, entriamo qua dentro, che ti devo dire. Salone. Non è questo. Oh, ma... Oh, dov'è la stanza della... Accanto ce n'aveva un'altra. Ah, qui c'è tra l'altro un buco. Anche... Vedi poco. Ok, almeno ho preso un altro buco. Va bene, salva. Ok, conferma. Ok. Poi. Anche qui c'è un'altra. No. Allora è qui. Ale, preso un altro. E siamo a 17. Buono. Almeno, insomma, non sto viaggiando in vano. Bene. Qui dove c'è Todd. È salvatore tanto. Poi. Questa è bella. Si riesce da qui. C'è l'ufficio, ma non c'è nessuno. Queste le avevo già viste, però vabbè, rientriamo. Vabbè, queste le avevo viste. Vabbè, le facciamo tutte. No, la porta finta. Ok, questa fatta. Proviamo qua. No. Qui. Questa zona qui. Come ci arrivo? Aspetta, vedi qua. Come ci arrivo? La stanza di sferruccia di sopra. Allora, secondo me... Ah no, questa è cos'è? La sala astrale, non è quella però. Però qui l'ho fatte tutte. Sala musica. No, cambiano, vedi?
Fammi riandare un po' di acqua. No, lo sai che non mi ricordo cosa c'era a fianco. Passiamo da di qua. Qui, ottimo. Oh, qui c'è intanto un fantasmino. No, malefica. Dov'è nella stanza accanto qui? Ale, 18. Bene. 18 bu. Salva, salva. No, no, 18, sì, 18, perfetto. Ok, salva. Ma non me lo ricordo assolutamente. Bagno, no? Cortile. Secondo me è questo piano. No, per forza è in questo piano. E qui c'è un altro bu. Da 80 anche. No, dove andò a finire? Andiamo. Pallina finta. Metto il ghiaccio, guarda. Non è qui comunque. Guarda dove siamo qui. Allora di qua. Ok, mi sono messa il felpino, insomma la magliettina a maniche lunghe perché iniziava a avere freddo. E continuiamo a cercare questa stanza. Ma aspetta un attimo, sta a vedere che questa qua che non è illuminata l'ho trovata. 5 minuti anche, forse un pochino di più, per trovare questa stanza. Sta a vedere che è questa. E è lei, ma infatti, ma guardati. Allora, aspetta, mi serve il fuoco. Aspetta, no, aspetta, il fuoco no, già attivata l'avevo, quindi. Ottimo. Signora, gli va bene così anche se non abbiamo il cappello? Ehi, cos'è quella cosa che hai con te? Allora, mostra senza indugio. A Madame Clara Vista, che cos'è? Ma è il guanto di Mario. Ancora tutto sudaticcio. Eh? Aspetta un momento, ho detto Mario. Che sia quel Mario? Ah, ora capisco. Bene, vedo tutto ora. Anche prima, ma ora vedo veramente tutto. Allora, sei il fratello del famoso Mario. E sei venuto fin qui per trovarlo. Beh, sei davvero un bravo fratellino. Scusa, non rido spesso. Arrivano. Chi? Arrivano gli spiriti, venite spiriti della forza, venite spiriti della veggenza. Mostrate le cose orripilanti che accadono stanotte. Che cosa sta dicendo? Sfera di cristallo, simbolo del mio casato. Usa i tuoi poteri oscuri per mostrarci almeno qualcosa. Volevo dire tutto. Mostraci tutto quello che puoi. Mostraci questo, Mario. Arriva la luce degli spiriti. Mostraci quel che cerchiamo. Ah,
Vedo che il tuo Mario è in vita. Beh, non è nel mondo degli spiriti, ma questo non vuol dire che sia vivo. Scusa, caro. Dov'è? Dove si trova ora? Gli spiriti tacciono. Non posso dirti altro per ora. Portami un altro indizio e ti mostrerò tuo fratello. Questo indizio qui non può dirci altro. Vediamo. Che cos'è? Oh, la scarpa di Mario. Strano, la suola è così consumata. Come se avesse camminato per 1000 chilometri. Arrivano gli spiriti, venite spiriti della forza, venite spiriti della veggenza, mostratemi le cose orripilanti che accadono stanotte. Spero che sia il simbolo del mio casato, usa i tuoi poteri, vabbè, bla bla, la forma. Mostri tutto quel che puoi, mostraci questo Mario. Oh, Mario è imprigionato, ma dove, dove lo tengono? Un quadro, Mario è stato intrappolato dentro un quadro. Avevamo visto, signore, la mia sfera mostra lo stralaltare, avanti, stupida sfera. Sì, sopra è appeso il tuo Mario, in un quadro. Aksh, non riesco a concentrarmi, spiriti mi abbandonano. Se vuoi sapere così, ancora di più, porta alcune cose, di altre cose di Mario. E risiamo qui, cos'è quella cosa che con te mostra senza indugio? Ah, Madame Claravista, cos'è? Ma questa lettera di Mario, dammela, la leggerò. Ah, cavolo, però ci manca sempre il cappello. Vabbè, però, vediamo se riusciamo. Tranquillo, sono una letteromante professionista autorizzata. Cosa? Vediamo. Cerca i Bulluigi, tutto qui. Non è certo un romanziere tu, Mario. Dove? E deve averla scritta in tutta fretta. Arrivano gli spiriti, venite spiriti della forza, venite spiriti della veggenza. Ok. Altra formula magica per invocare gli spiriti. Ascolta, la senti? È la voce del tuo caro Mario. Oh, orrore, cos'è un re? Re Bu, ma chi è sto Re Bu? Non capisco proprio che significhi, ma attento a Re Bu. È questo ciò che tuo fratello vuole dirti? Oh, sì, un Bu con una corona in testa, lo vedo, questo è Re Bu, ecco. È lui che ha catturato tutto Mario. Ah, lo sapevamo di già, insomma, avevamo abbastanza capito. Ah, non posso dire altro, gli spiriti mi abbandonano. Cos'è questo che ha a mano? Oh, la stella di Mario, che bellezza extraterrestre. Oh, arrivano gli spiriti, venite spiriti della forza, venite spiriti della veggenza. Mostratemi le cose orripilanti che accadono stanotte. Vabbè, mostraci tutto. Arriva la luce degli spiriti e mostriamo che cerchiamo. Oh, lo sento, tuo fratello Mario ti chiede aiuto. Cosa? I poteri dei Bu, vuoi dirci qualcosa sui loro misteriosi poteri? I Bu hanno di sicuro poteri particolari. Quando si raggruppano la loro forza aumenta. Ma temono il tuo potente poltergeist 3000. Temo di poter leggere soltanto un'altra delle cose perdute di tuo fratello. Le forze mi abbandonano. Vediamo. Ah, niente. Mi manca solamente il cappello. Ma dove potrebbe essere il cappello? Dov'è che non ho guardato? A te bada, cioè. Manca uno. Aspetta. Andiamo andare di là. E allora? Ok, siamo a 19 Bu. Però mi manca il cappello di Mario. Dove potrebbe essere il cappello di Mario? Dove potrebbe essere il cappello di Mario? Ho girato tutte le stanze. Mannaggia.
Misereggio, la misereggio. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Niente. L'avevo già fatta questa cosa. Ok, il cappello di Mario è in quelle verdi che sarebbe nell'area 2. Vediamo. Dimmi il futuro. Devo cercare il cappello di Mario. Mamma mia, dove l'ho perso? L'ho trovato! Ho girato senza far vedere in tutte le stanze. E ho girato, è in lavanderia il cappello di Mario. Dentro qua l'asciugatrice o la lavatrice, non so. Oh, sì, no, ve lo volevo far vedere, insomma. Ok. Babate, mi sembrava aver perso tutto, invece niente. Ma è stata dura. Però ho trovato il cappello, mai mollare. Quindi adesso ritorniamo nella stanza, che è poi anche qua giù vicina, nella stanza di Madame Bovary, come si chiama? Sta veggente, stanza della veggente. Poi ho anche il 3DS in modalità rosa, ovvero devo attaccare la corrente, ma ormai parto. Sono troppo curiosa. Oh, cos'è quella cosa che è con te? Mostra senza indugio. Il cappello di Mario. Scusa, a volte tendo a normatizzare. Va bene. Oh, arrivano i spiriti, tutta la formula per farsi dire le cose. Sfera di cristallo, bla bla bla. Perfetto, mostraci questo, Mario. Arriva la luce degli spiriti. Non la leggo perché l'ho letta all'inizio, quindi cioè, sono quante volte la devo leggere. Ah, gli spiriti tornano a me, vedo il tuo caro Mario. E aiuto, mi fermo un attimo che... Stop un attimo che vado a caricare il 3DS perché si sta illuminando. Messo il 3DS in carica, quindi... Che cos'è? Bowser! Come può essere? Vedo l'odiosa figura di Bowser. Bowser è forse da qualche parte in questo palazzo? Non ci credo, eppure lo vedo. Come c'è Bowser? Non lo abbiamo visto. Pensavo che Mario avesse sconfitto Bowser per sempre. Forse Rebu ha fatto tornare Bowser? Sarebbe terribile. Beh, per te. No, i miei poteri svaniscono, gli spiriti vanno via. Non posso farti vedere altro, Luigi. Ora non trattenerti, ma ho dato voce a ciò che gli spiriti mi hanno mostrato. Ora posso essere soddisfatta nel mio quadro. Posso tornare soddisfatta nel mio quadro. Rimandami nel quadro. Baffone, aspira tutto. Oh, ce l'ha chiesto lei. Ah, finalmente posso tornare in santa pace nel mio quadro. Va bene. Grazie a te, caro Luigi. Benissimo, catturiamola. Vabbè, ma lei si è unita di spontanea volontà. Però vedo che sta provando a scappare. Ma come? Hai detto spinati. Eccolo. Fuori. Vai. Occhio alla palla viola. Ok, abbiamo aspirato. E vai! Ok, prendiamo tutto. C'è anche Boo. È qui. No. Andiamo a catturarlo. Che nervoso. No. Ok, preso Boo. Siamo a 20. Salva, perfetto. Per ricompensarti dirò qualcosa di molto speciale. Ti ricordi il vaso nel quale il Baldergast Milano non ha trovato nulla? Prova a darci un'occhiata, forse questa volta potresti avere più fortuna. Qual è il vaso? Bene, ora mandami due e tutti gli altri. Ma che vaso? Non me lo ricordo! Cavolo, qui è tutto un cerca. Benissimo! Allora, vado a vedere che cosa c'è nello scrigno. Stai attento, Luigi. Vabbè, staremo attenti, però. Che vaso? Boh. Ok, scrigno. Chiave. E vai, finalmente si apre un'altra zona.
Ok, un'altra parte. Ok, un'altra fitta di corridoio. C'è il buffinto. Ma c'è qualche altra cosa, perché vedo che continua. Continua ad illuminarsi. Qui. Dov'è? Giallo. E quanti bucci erano qui? 40. Uolè, siamo a 21. Voilà! Bene, così salva. Salva, salva. Stai attento, Luigi. Benissimo, allora io a questo punto mi fermo qua. Questa ricerca assurda del cappello di Luigi, di Mario, che mi ha veramente risucchiato tutte le rotelline dei pensieri per cercarlo. Beh, detto a questa pussetta, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo, un mega ciao a tutti e alla prossima.